famosa legge 30, 1998, è stato ridisegnato l'articolo 318 del contratto nazionale, una specie di compromesso su cui hanno convenuto i sindacati confederali. Infatti stessi sindacati devono esercitare una forma di controllo sull'andamento e le modalità di concessione dell'autorizzazione in parola. Insomma, se gli armatori imbarcano gli stranieri non rispettando la normativa, è da ricercare nei mancati controlli di chi ha il dovere di farli. Se questa normativa venisse rispettata al 100% non esisterebbe la disoccupazione marittima. La disoccupazione che stanno soffrendo i marittimi italiani ha raggiunto gradi di drammaticità. Giovani che non riescono a trovare imbarchi dopo aver effettuati studi e corsi con dispendio di energie e soldi. Marittimi maturi che vedono ormai in scadenza i loro corsi perché non riescono a fare un anno di navigazione in 5 anni. Questo filmato non è una denuncia, ma è una richiesta di aiuto per tutti quei marittimi che non riescono a trovare imbarchi e non poco tempo fa erano considerati come categoria la migliore del mondo. I marittimi italiani chiedono rispetto e dignità.